sindaco Luigi Lucchi, c'è una lamentela generale da parte della popolazione in merito allo stato in cui versano tutte le strade che conducono al paese. Hanno perfettamente ragione, e l'amministrazione comunale, pur sapendo le difficoltà e le risorse che sono poche anche per la provincia, la regione e lo Stato, è dalla parte delle persone, perché paghiamo il bollo, paghiamo caramente la benzina e quindi le strade dovrebbero essere in buone condizioni. Verceto, che è un paese di montagna, il più favorito in assoluto dalle strade, avendo anche l'autostrada, però c'è un particolare, costa 14 euro andate e ritorno da Parma a Verceto, 14,20 euro, quindi sono cifre improponibili, e le altre strade provinciali sono in condizioni disastrose, compreso il raccordo che va all'autostrada, i pochi chilometri che uniscono Verceto al casello autostradale. La strada di Calestano sappiamo tutti in che condizioni è, nonostante siano stati fatti dei lavori recenti da parte dell'amministrazione provinciale. La strada per Chiaveri vediamo in che condizioni è, soprattutto dalle parti di Lozzola, e anche per raggiungere Rocca Prebalsa. La strada del Manubiola, anche se è stato fatto un intervento recente, vediamo in che condizioni è. La statale della Cisa, sappiamo tutti in che condizioni è, ed è una strada statale. Quindi io penso che bisogna rivedere molto, e forse la soluzione di togliere le province non è stata la soluzione migliore. Tra l'altro dalle nostre parti cominciano anche a tagliare l'erba lungo le strade, almeno la banchina, perché lo fanno con dei propri mezzi, dove devono chiamare le ditte, la provincia non è nelle condizioni di chiamare nessuno. Mi dispiace, perché ho sempre sostenuto che il togliere le province sarebbe stato un disastro per tutti, però non avrei immaginato di mettere a rischio il raggiungimento di Verceto attraverso le strade provinciali, ed è improponibile arrivare a Verceto solo attraverso l'autostrada, a parte che poi c'è il raccordo che è in condizioni pietose.